Salve a tutti e bentornati nel canale. Io sono Frank Hortzman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Guardate che bella bestia qui. Ok, allora, ci siamo. Voi non avete idea, voi non avete la minima idea della reaction che ho avuto quando mi è stata mandata questa la storia praticamente di degli Atavicus su Instagram. E niente, c'è questa canzone che oggi ci andiamo ad ascoltare. Allora, prima di partire però, chi sono gli Atavicus? Piccolo insomma, per chi ha visto il video sul Pagan Metal, quello in cui parlo dei Draugr, già dovrebbe sapere più o meno chi sono. Gli Atavicus praticamente si sono formati dalle ceneri dei Draugr. Vi devo raccontare la storia, ve la racconterò comunque sia, continuerò a raccontarvela perché sono arrivato fino a un certo punto per quanto riguarda la storia dei Draugr. E poi ovviamente continua perché si sono formati due gruppi distinti, Selvans e Atavicus. Ora, questi due gruppi sono, diciamo, entrambi suonano ancora, cioè, voglio dire, non si sono sciolti. Tra l'altro fra poco vedremo i Selvans a Milano, visto che suonano prima dei Mayhem e degli Emperor. Detto ciò, che cosa fanno gli Atavicus? Gli Atavicus fanno Pagan Metal, che sarebbe un black metal che parla appunto delle nostre radici. Nel nostro caso parlano appunto di storia antica, antica Roma, il culto che c'era prima del cristianesimo, insomma. E fino ad ora sono usciti due album, anzi un EP e un album. L'EP è Ad Maiora e io penso, amo tantissimo quell'album, quell'EP. E poi c'è l'altro album, è di Eroica Stirpe. Tra l'altro ce l'ho pure. Rettifico, che io ho da qualche parte e non so che diavolo di fine ha fatto. Vabbè, ve lo farò vedere la prossima volta quando ne parleremo. Insomma, raga, ci siamo. Ho perso pure troppo tempo. Ci andiamo ad ascoltare Caput Frigoris degli Atavicus. È uscita 4 ore fa. Non potete capire il mio entusiasmo conoscendoli. Sono veramente, veramente, voglio vedere che cosa hanno tirato fuori, insomma. Già che parte così, già che parte così, eh. Allora, ho visto e qui c'è il... Oh, wow, wow, wow. Ho visto che qua c'è il testo. Perfetto. Perfetto. Vabbè, andiamo a... Allora, come sound vi comincio a dire qualcosina. Oh, mamma mia, ragazzi, fa freddo, non potete capire. E dicevo, come sound è molto molto simile a...
l'ultimo loro disco di Eroica Stirpe. A me, devo dire, allora regà, sono sincero, a me piace tantissimo il sound che aveva Ad Maiora, però di Eroica Stirpe mi è piaciuto, non quanto Ad Maiora, ma mi è piaciuto comunque sia. Vabbè, dai, non lo, cioè è inutile nasconderlo, Ad Maiora ha delle orchestrazioni assurde. Vabbè, comunque, che parte subito a bomba, ci piace assolutamente. Sentiamo che cosa ha da dire. Devo dire, c'è un bel sound, molto pulito e bello. Poi a me, raga, piace tantissimo, cioè una cosa di cui sono veramente innamorato è la voce di Manuel. Cioè, raga, io ogni volta che lo sento cantare, cioè, i brividi, cioè, porca miseria, sarà che è stato comunque sia tra i primissimi, cioè proprio io ancora non ascoltavo neanche black metal e io mi sono innamorato degli Atavicus. Tra l'altro, ecco, Atavicus e Draugr sono stati i primissimi gruppi che ho ascoltato di questo genere, per cui ce l'ho proprio nel cuore come loro, i Summoning. Che voce, sentite. E anche lui si infila. Se non sbaglio, questa dovrebbe essere la voce del chitarrista, che è, se non sbaglio, Riccardo si chiama. Riccardo, oh, giusto, bravo, bravo Frank, ti sei ricordato, bravo. Andiamo avanti, dai.
è successo quello che non doveva succedere, però l'ho ripresa al volo. Allora, tiro un attimo indietro, lo faccio risentire. Finalmente un accenno, diciamo un accenno, perché non è come su Ad Maiora, quelle orchestrazioni bellissime, però finalmente un minimo sono tornate, un minimo, e ci va bene anche così. Ed eccoci qua, signori, come proprio per dire siamo tornati, eccoci qua, un bel singolo a voi e che vedevo di? Mi è piaciuto parecchio, mi è piaciuto, cioè come al solito. Allora, vi dico un po' quello che mi piace di loro. Mi piace, beh, la voce di Manuel, ve l'ho detto, insomma, è su via. Un'altra cosa, allora, altra cosa che sicuramente mi piace è Triumph Feather. Signori, Riccardo è un chitarrista a dir poco fenomenale, cioè l'abbiamo sentito, ha proprio quel sound pulito, bello, cioè c'è quella chitarra, regà, che mamma mia, scritta proprio bene, non sbaglia niente, cioè bei riff, c'ha proprio dei riff molto accattivanti. E poi diciamo che sì, abbiamo perso un po' con le orchestrazioni, però diciamo che c'è sempre il fattore corale che sta lì e chi volete dire? So bravi a fa quello che, cioè, so bravi a fa quello che sanno fa, quello che abbiamo sentito. Cioè, c'è poco da dire, cioè veramente poco da fa. Bella cosa, bella questa canzone. Mi aspetto un album sull'impronta di Eroica Stirpe a questo punto, se uscirà. Però ho fatto, diciamo, un pelo migliore. Probabilmente sarà così. E ci sarebbe da vedere un po' le tematiche affrontate in questo album, però dalla canzone qui in realtà c'è proprio da insomma da metterci bene a tradurla, perché è tutta in latino, però immagino che sia dedicato all'inverno, comunque sia marsicano dell'Abruzzo, insomma. E quindi niente, signori, questa è Caput Frigoris degli Atavicus. Andateli a supportare, se non li conoscevate datevi a sentire le loro canzoni, perché sono veramente veramente bravi. Io dopo averli visti live a Malpaga di qualche anno fa, mi sono veramente, ma veramente innamorato di loro. E da lì è stato proprio l'unica cosa veramente di cui, come dire,
mi pento è di non aver comprato il CD di Ad Majora e non avere lì dietro Ad Majora. Penso sia una delle mie delle mancanze più grandi a cui probabilmente non so se riuscirò mai a rimediare. Certo, sono riuscito a rimediare con De Ferro Italico, dei Draugr. Vediamo se riesco a rimediare con Ad Majora. E, signori, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui. Grazie per aver ascoltato questo ragazzo e parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo contenuto. Ciao a tutti.